hanno mandato da provare dei pennelli molto belli della Princeton. Praticamente il fornitore è Intingo, al quale ho chiesto una serie di pennelli, se aveva una serie di pennelli da consigliare ai miei allievi, mi ha mandato questi pennelli chiedendomi di provarli. I pennelli che mi servono in questa fase, almeno nel mio tipo di pittura, devono essere un po' rigidi, no? Simili alla setola. Però ormai, cioè però, ormai ci sono moltissimi pennelli sintetici che combattono bene, insomma, si difendono bene rispetto a questo tipo di esigenze. Una cosa che controllo subito nei pennelli è se hanno l'elasticità giusta. Questo basta vederlo così. Vedete come si piega in maniera fluida? Vedete? Non si piega alla ghiera, ma resiste e crea una curva fluida e armonica con il manico. Questo è molto importante perché in questa maniera la pennellata risulta molto meglio controllata. A parte sono bellissimi questi pennelli, mi sembrano anche abbastanza buoni. Adesso li proviamo su strada. Devo continuare a fare su questo ritratto un po' di grisaglia. Io la grisaglia la faccio, che sarebbe la modulazione delle luci fondamentalmente. Io la grisaglia la faccio solo col bianco. Probabilmente più avanti proverò anche una tecnica nella quale si usa il bianco con una punta di azzurro o di blu, però per adesso lavoro con questa. In questo caso sto aspettando degli altri colori. In questo caso comunque ho un bianco d'argento che è un'ottima imitazione della biacca vera. L'ho comprata a Firenze da Zecchi, ed è buono. Io quando faccio questo tipo di lavori con un colore solo uso un piattino di ceramica e ci metto un poco di questo bianco. Un'altra cosa che mi serve, aspettate che adesso devo chiudere il tubetto perché con quello che costano sti colori sono preziosi. Un'altra cosa che mi serve è del liquin. Ne metto un po' su un lato. Chiaramente la telecamera mi ingombra, basta e avanza. Non fate caso sul fatto che è così scuro, è acquistato, comprato vecchio, poi quando asciuga torna sottile. Poi io ne uso talmente poco perché fondamentalmente per questa tecnica specifica, che è una tecnica di grisaglia a pennello secco, ungo appena il pennello in maniera che diventi più preciso e poi lo asciugo. Quindi il pennello è solo unto di bianco. Questo punto, guardate come carico solo la punta, in questo caso, e in qualche modo uso il pennello come se fosse una matita colorata o un pastello. E adesso vediamo dove devo intervenire. C'è un modello. Questa è una foto pessima, molto sfocata, per cui vecchia, per cui mi toccherà intervenire inventandomi un po' la faccia. E questo mi aiuta quel po' di esperienza che ho sulla struttura del volto. Okay. Voi non lo vedete tutto, l'importante è che lo veda io. Giusto? Va bene. Allora, sicuramente io devo intervenire in questa zona qui. Carico un po' di più.
La tela è ancora molto 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 assorbente, la preparazione, l'imprimitura è a gesso acrilico, questa è una tela commerciale, abbastanza buona, ma commerciale, non è preparata da me, anche perché poi io non preparo più tele. Allora, da quello che vedo, questo pennello è veramente ottimo, mi risponde benissimo. Quindi ho l'impressione che ne ordinerò. Sì. Bisogna vedere quanto dura. Sicuramente mi serve un pennello più grande. E in tingo me l'ha mandato, quindi vediamo come lavora questo pennello qui. Vogliamo più liquid. Vabbè, adesso è inutile che vi faccio vedere come si mette il liquid su un coso, no? Oh, io chiaramente questa non è la confezione del liquid, questo è un escamotage. Simile a quello che usano i cuochi per l'olio, loro lo chiamano biberon. Praticamente è una bottiglia di plastica che ha un beccuccio per cui posso dosare la quantità di colore che do. Questo è una mia maniera di lavorare, non è detto che sia giusta. Adesso sto ungendo il pennello completamente. Poi lo asciugo. Ecco fatto. Pennello unto bianco. Bisogna stare attenti che questo è un bianco piuttosto forte. E vediamo un po', qui per esempio c'è da intervenire. È decisamente forte. Qui c'è da intervenire, qui c'è da intervenire, qui anche qui. Adesso metto il colore pieno praticamente e poi me lo andrò a. Me lo porterò in giro. Questo lavoro serve per creare un buon volume già da subito, in maniera che quando lavorerò con i colori, perché l'altra richiesta è che io mi inventi l'incarnato. Questi Princeton sono buoni. Lingua di gatto. Allora, perché uso i pennelli a lingua di gatto? Perché prendo un po' di colore qui, me lo metto qui.
perché non mi fanno vedere la pennellata. E a me piace che non si veda la pennellata. Questi pennelli sono ottimi. Ho già fatto la mia critica, adesso la pubblico pure. Ho l'impressione che siano altrettanto buoni anche con le tecniche a impasto. Poi, casomai, più avanti la provo con quella tecnica.